crimine informatico è una realtà formidabile, purtroppo, che fa svanire posti di lavoro. È una realtà comoda per tanti nostri concittadini, è una realtà anche abbastanza accessibile, e tuttavia ogni volta che facciamo quel click, quelli che lo fanno, dovremmo pensarci un secondo di più, perché c'è un tecnico delle luci, c'è un fonico, c'è uno scenografo, c'è un costumista, c'è qualcuno che lavora in un'industria, in una filiera così importante, nei servizi, nella logistica, che può perdere il posto di lavoro. Allora non c'è dubbio che la soluzione è di integrare le realtà del cinema, dell'audiovisivo, con le nuove realtà dell'immagine in movimento, e certamente fruiremo sempre di più attraverso le piattaforme, attraverso internet, i contenuti del nostro tempo e quelli del futuro. La cosa importante, a mio avviso, è che questo cammino sia fatto con intelligenza, sapendo che dietro ogni telecamera che inquadra un artista, un attore, in una serie televisiva, in un film, così come sulle altre realtà trasformative dell'immagine in movimento, perché dobbiamo difendere i costumisti, ma anche inventare i costumisti per i videogiochi. Ci sono tanti mestieri nuovi che stanno arrivando. Bene, tutto questo interpella la cosa che forse è più importante per la nostra società, cioè il lavoro. Il lavoro cambia, certamente, ma stiamo attenti a non buttarlo via, a non buttare via mestieri, professioni, capacità tipicamente italiane, perché non è detto che tornino. Quindi battere il crimine informatico, limitarne l'impatto, fa bene al lavoro dei nostri figli, delle nuove generazioni e di tante persone che hanno maturato un mestiere nel corso della loro esistenza e possono continuare a servire questo meraviglioso mondo dell'immagine e movimento.